ogni anno viene effettuata a Samele, un paese qui del Trevigiano, dell'Alto Trevigiano. Samele, ho detto il paese della fiaba, che molti di voi conosceranno, anche perché molte scolaresche della zona di Caule vengono a visitarla con le visite guidate. Questa è una mostra di circa un centinaio di opere, di una ventina di artisti, e prima di arrivare qui da noi, ricordavo prima, è stata ospitata anche a Siena, nel museo di fronte al Duomo, è stata ospitata all'Arengario di Verona, di Monza, e al Teatro Comunale di Vicenza. E l'ultima tappa l'ha fatta, seguendo il profumo della lavanda, l'ha fatta proprio a Venzone circa 2 mesi fa. Mi piace ricordare questo perché siamo arrivati qua e abbiamo trovato tutta questa pubblicità e questi negozi. Che dire, è una mostra di illustratori di libri per ragazzi, di vari paesi, Slovacchia, Repubblica Ceca, Argentina, Brasile, Francia, quindi una mostra internazionale. Le tavole che vedete qua sono tutte riprodotte sui libri che vedete a fianco. Ci sono anche delle opere di Stefan Wawrel, tratte dalla Città dei Fiori. Stefan Wawrel, ricordo, è quell'artista della Repubblica Ceca che viveva a Samele e che ha dato via a tutte le iniziative che sono nate a Samele 29 anni fa. Questa che vedete qua è la 27ª edizione. Fra poco, in ottobre, a Samele verrà inaugurata la 29ª edizione. L'altra mostra, la 28ª, sarà ancora itinerante in altre città, andrà in Francia. Ecco, potete gustare le opere e anche confrontarle con i libri che vedete a fianco, una maniera per conoscere culture diverse ed espressioni artistiche diverse di varie nazionalità, con anche i racconti di varie nazionalità. Buona visione!